Eccoci qui, abbiamo una rappresentanza della WIL al 1° maggio e ecco qui, come sta andando questo concerto, oltre la musica, che cosa c'è di più? Ma sta andando molto bene. Oggi intanto abbiamo realizzato tantissime manifestazioni in giro per l'Italia, anche quella fatta a Pozzallo è andata molto bene, molto partecipata, nonostante si dica giustamente che oggi il lavoro non c'è e che non è tanto più una festa ma un problema per i disoccupati. La gente, i giovani, gli anziani partecipano perché hanno tanti problemi ed è un momento di riflessione importante. In giro per tutta Italia ci sono state tantissime manifestazioni, è andata bene dappertutto e anche il concertone è ritornato ai suoi antichi fasti. Grande partecipazione, tantissimi giovani, tanta musica, un momento per ascoltare musica ma riflettere sui tanti problemi che oggi affrontano i disoccupati, coloro che perdono il posto di lavoro, che in qualche modo hanno bisogno di trovare delle risposte. Ecco, un messaggio che possiamo dare, qual è in questa data del 1° maggio dunque? Intanto per noi è un messaggio di solidarietà. Proprio oggi che apre l'Expo noi abbiamo voluto sottolineare la necessità, la voglia di ricordare chi oggi è più svantaggiato, chi il lavoro non ce l'ha, chi purtroppo vive la situazione di lavoro nero e tante migliaia di persone che vivono il dramma della fuga da stati in guerra e che hanno necessità di trovare in stati più evoluti solidarietà. Ecco, l'Italia è sempre comunque partecipe quando ci sono dei drammi. Io credo che sia una cosa corretta, i sindacati hanno sempre lavorato sui principi di solidarietà, credo che per tutti valga la regola di comportarsi, di trattare gli altri come in qualche modo si vorrebbe essere trattati. Abbiamo centinaia, migliaia di persone che vivono situazioni drammatiche, di fame, di disperazione, di guerra, di omicidi e in questo caso credo che tutta la comunità europea, a partire da quella italiana, non possa tirarsi indietro. Perfetto, io la ringrazio e allora diamo un buon 1° maggio a tutti quanti di speranza. Buon 1° maggio e speriamo un 1° maggio di futuro sereno e di lavoro. Grazie.